Benvenuti nel bagno random di ottobre. Come sempre c'è la soluzione salina, c'è la casetta delle lenti a contatto, c'è il dentifricio di Cartier e poi questo mese c'è il Körperbalsam Pfefferminze, ossia c'è il balsamo corpo alla menta di Dr. Bronners, di cui ascolterete parlare, di cui sentirete parlare nel video dei favoriti del mese. C'è la crema da uomo, da viso, di Sonnentor, anche questo ne sentirete parlare, anche di questa ne sentirete parlare nei favoriti del mese. C'è il tonico di Cartier, anche lui, favoriti del mese. C'è il brutto balsamo labbra all'uva e mora di I Provenzali. Di questo ne sentirete parlare come sfavorito nei favoriti del mese. C'è una provina di crema per il corpo rinfrescante di Hey Mountain. Ci sono gli assorbenti perché in questo momento ho le mestruazioni. Poi andando nella doccia, questo mese cosa c'è? C'è un sacco di roba perché c'è la Reinigungsemulsion di Alterra che sta per finire. C'è questo shampoo che io sto però usando come crema da doccia, poi c'è il Cherry Cherry Lady di Hey Mountain, fantastico anche di questo, ne sentirete parlare dei favoriti del mese, se però non finisco prima la bottiglina, perché se invece la bottiglina finisce ne sentirete parlare verso la fine di questo video, e poi c'è il doccia crema, il body wash di primavera, che insomma sul quale ho opinioni un po' così così. E questo è il bagno random di ottobre. Salve, questo è il video dei finiti di ottobre che comincio mostrandovi la foto dei due proprietari della ditta tedesca specializzata in oli essenziali Primavera Life. I loro nomi sono Ute Loibe, questo è un nome femminile, quindi è il nome della signora, e Kurt Nübling, che è il signore con la barba. Vi faccio vedere anche l'ingresso della ditta Primavera. È un ingresso essenziale, un posto veramente essenziale. Vedete, qui c'è la reception. Ci sono scritte sui muri, slogan sui muri. C'è un pavimento di legno, un bancone di legno, e tutto è improntato ad un rigore, spoglio ed essenziale. E accanto al color legno c'è il color verde chiaro, che poi è un po' il colore di primavera. Vi faccio vedere questa cosa non perché io voglia promuovere questa ditta, ma più che altro perché vi avevo promesso da tempo di volervi far vedere questa cosa, e poi invece vorrei farvi vedere anche un'altra cosa, ossia l'inserto pubblicitario di una rivista improntata al bio e al naturale. Questo è l'inserto della pubblicità dei prodotti Martina Gebhardt, che festeggiano quest'anno i loro 30 anni. Qui vedete una signora che compra i prodotti Martina Gebhardt. La signora è praticamente abbracciata a questo simpatico esserino e c'è scritto in giallo: per questo motivo lei ama i nostri prodotti, e poi sotto c'è scritto: perché la qualità è tangibile. A che cosa si riferisce? Per esempio alla qualità della lanolina nella fattispecie. La lanolina, che in Italia fa paura perché purtroppo ragazze molto giovani non hanno capito e non hanno ricercato a sufficienza né cosa sia la lanolina e né qual è a volte il problema legato alla lanolina. Ecco, i problemi copiati da brutti articoli su internet e che riguardano la lanolina, nei prodotti di Martina Gebhardt non ci sono. C'è soltanto una lanolina di buona qualità utilizzabile e di altissimo valore. Non spendo altre parole in proposito perché non mi va di spenderle. Queste sono cose che se avete voglia vi ricercate voi da sole e io mi sono stancata di dirvele. Tra l'altro ci sono innumerevoli video sul mio canale in cui io parlo della lanolina e dell'equivoco, che è un equivoco tutto italiano dovuto
pagine internet con traduzioni sbagliate di a loro volta pagine con testi copiati male, cioè un qualcosa di veramente intollerabilmente stupido. Se poi giro questo inserto pubblicitario, dunque questa è la pubblicità di Martina Gebhardt, no? Se io giro questo inserto pubblicitario, ce n'è un altro che è di ben altro tipo e che si rivolge a ben altro pubblico, ossia c'è l'inserto pubblicitario di Dr. Hauschka. Vedete qual è il tipo di donna a cui si rivolge Dr. Hauschka. Mentre per Martina Gebhardt abbiamo una donna molto semplice, molto genuina, molto spontanea, che bada più, possiamo dire, quasi alla sostanza che non all'apparenza. Mentre invece la donna Auschka è una donna molto dominata dal desiderio di apparire e dal desiderio di essere esteticamente all'altezza di situazioni di alto livello. Dunque una donna molto consapevole di se stessa e della propria immagine, anzi forse anche un po' troppo, ed è una donna che mette al centro del suo mondo se stessa e il proprio aspetto fisico. Questa è la pubblicità Auschka. Nel mese di ottobre ho usato e finito, purtroppo mentre ero e mentre vi parlo sono ancora raffreddata, questa body lotion che si chiama, della linea di Martina Gebhardt, che si chiama Wild Utah. Questa è una body lotion da uomo perché Wild Utah è la linea da viso e da corpo pensata per gli ometti da Martina Gebhardt. Io ho voluto provare questa roba perché mi piace sempre provare anche le cose da uomo per il solito discorso, spesso le cose da uomo costano di meno e non hanno niente in meno o niente di inferiore rispetto alle cose da donna, hanno di inferiore veramente solo il prezzo. E io non sono d'accordo con il fatto che le esigenze del corpo e del viso di una donna siano diverse dalle esigenze del corpo e del viso e dei capelli di un uomo, cioè secondo me ci sono diverse esigenze, questo sì, ma non sono esigenze tanto di genere, perché comunque tutti siamo nati con dei dosaggi ormonali genetici diversi da persona a persona, che noi siamo maschi o che noi siamo femmine, il dosaggio ormonale con cui siamo impacchettati dentro la pancia della mamma, già dentro la pancia della mamma, è comunque diverso da persona a persona. Si può fare una generalizzazione di genere, generalizzazione di genere, anche lei è un'espressione simpatica, però ecco, andrebbero un po' rivisti certi schemi, secondo me. E non per simpatia verso l'azzeramento dei generi. Io sono una persona fortemente a favore della separazione tra i generi, ma allo stesso tempo non nego la sopravvivenza di tutti i generi, quanti essi siano, tutti insieme e armonicamente, appassionatamente. Ecco, non so se riesco a spiegarmi, però volevo parlare di questa crema. L'odore di questa crema, vedete, tra l'altro qui ha fatto tutto un alone di un ticcio. Questa è una crema piuttosto ricca, per essere una body lotion, ecco appunto, da uomo, questa è una crema piuttosto ricca, segno che Martina Gebhardt ha capito ciò di cui parlo. Nel senso, lei non ha fatto una crema da uomo leggera perché è per un uomo. Ecco, questa è una crema da uomo piuttosto ricca. Mi è piaciuta un sacco perché l'ho trovata piuttosto idratante, sebbene fluida e leggera, ma allo stesso tempo cremosa e compatta, veramente il giusto. Dentro, ha un inci, i primi ingredienti dell'inci sono spettacolari. Perché acqua, olio d'oliva, olio di mandorle dolci, burro di karité, burro di cacao e lecitina, cioè veramente, e poi tutta una serie di estratti. L'odore di questa crema è un odore fresco, però
allo stesso tempo anche dolce, un odore fresco dolce, dolce fresco, dove non prevale la dolcezza, ma non prevale neanche la freschezza, cioè è veramente un giusto equilibrio. L'unica cosa, mi dispiace di non aver provato questa crema mentre non ero raffreddata, perché avrei potuto sentire la profumazione sicuramente meglio, però non fa niente perché ho ancora una crema leggera, stavolta per il viso, ma sempre della serie Wild Utah da provare, e avrà la stessa profumazione della crema corpo, quindi prossimamente, senza raffreddore, riuscirò ad annusare appieno la profumazione della crema leggera per il viso. Questo per quanto riguarda la body lotion. Poi, tra l'altro, nel corso del mese seguiranno, e anche in questo video e tra questi segmentini seguiranno e si susseguiranno via via altri prodotti in bustina di Martina Gebhardt, perché ne ho acquistati diversi recentemente e quindi necessariamente sto per usarli. Poi invece ancora rimaniamo in tema di ometti. Queste sono tutte cose che ha usato Stefani. Io l'anno scorso, e tra l'altro avete visto un video in cui vi faccio vedere questa confezione quando era nuova, credo, mi sembra di ricordare di aver comprato questa confezione di Dreckspatz sotto Natale dell'anno scorso. Se andate a guardare i video di quel periodo sicuramente la trovate, ed era in un video in cui c'era insieme anche la presentazione di una palette di Alverde. Questa era una confezione acquistata al DM per un prezzo che si aggirava al di sotto dei 5 euro e dentro c'erano queste bustine per farsi il bagno. Una bustina conteneva una pastigliona da bagno frizzante, un'altra bustina conteneva una schiuma da bagno, un'altra bustina conteneva un'altra cosa ancora, tutto il necessario per farsi il bagno in allegria e spensieratezza, con profumi e colori, che sono un po' la caratteristica principale delle cose da bagno pensate per i bambini e facenti parte della linea Dreckspatz della marca Dresna Essence. Dresna Essence non fa tutte cose certificate, non fa tutte cose, solo cose contenenti ingredienti interamente naturali, ma molte sì. Questa raccolta qui di questa selezione di robine da bagno, per esempio, era certificata BDH perché Dresna Essence ritiene opportuno dare ai bambini solo cose certificate BDH, e questa è una cosa buona. Dreckspatz significa passerotto sporcaccino. I prodotti, una selezione di prodotti di Dreckspatz, tra cui c'è anche lo shampoo doccia gel, sono acquistabili per esempio al DM, però si tratta solo di una selezione. I prodotti di Dresna Essence in generale, i prodotti di questa marca tedesca, non sono acquistabili dappertutto. Ogni tanto si trovano, però si trovano veramente un po' a caso, a volte nei supermercati, in certi supermercati, a volte, ah, qui c'è anche quest'altro uccellino, a volte nelle filiali del DEM, però solo alcune cose, bisogna un po' cercarli. Tuttavia, Stefan per esempio va pazzo per questi prodotti e infatti qui voi vedete soltanto due bustine perché non sono riuscita ad impedire che lui usasse e buttasse. E poi di conseguenza le altre due. Questa era la schiuma da bagno alla lavanda. Vedete qui lavendel, significa lavanda, che Stefan chiama lavandula, e c'è il passerottino con il cappellino con la cuffietta da notte e il fumettino che dice Träum gut, che significa sogna bene, fai bei sogni, no? Anche questo chiaramente certificato BDH perché tutta la confezione, tutta la raccolta, la collezioncina era certificata BDH. Ancora adesso
intensamente profumato di lavanda. E poi questo era il Knisterspaß, ossia il divertimento scoppiettante, perché infatti qui dentro c'erano dei cristalli che nel momento in cui si versano nella vasca da bagno incominciano a scoppiettare, a fare un rumore carino e un effetto carino nella vasca da bagno. La tradizione tedesca, come ho detto più volte, come ho avuto più volte modo di ripetere, ama proprio affidare ai bambini cose da bagno che tengano i bambini occupati per distrarli dal fatto che stanno facendo il bagno. Quindi nelle drogherie tedesche e nei supermercati tedeschi non trovate tanti saponi o schiume da bagno specifiche per bambini, ne trovate alcune, ma trovate un subisso, uno scatafascio di coloranti per l'acqua del bagno dei bambini, di scoppiettanti per l'acqua del bagno dei bambini, sabbie mobili da modellare all'interno dell'acqua del bagno dei bambini e tutto questo tipo di roba. Scusate, perché è una cosa proprio tipica della tradizione da bagno per i bambini qui in Germania, ma probabilmente in tutto il nord Europa, ma credo specialmente in Germania. Quindi, da parte di Stefan, io sono qui incaricata a dirvi che lui si è divertito tantissimo ad usare queste bustine per fare il bagno e le ha centellinate nel corso di tutto l'anno, usandole solo quando c'era un'occasione speciale, perché lui ha una considerazione particolare per i prodotti di Dresden Essence e di Dreckspatz in particolare. Ecco, questo è tutto. Nel mese di ottobre, non tanto io quanto Stefan, ma gliel'avevo regalato io, ha finito questo barattolone di sali da bagno, cristalli da bagno, come c'è scritto qui, Badekristalle, che si chiamava Waldspaziergang, che in tedesco significa passeggiata nel bosco. La marca è Kneipp. Kneipp non fa solo prodotti interamente naturali, ma fa prodotti orientati ad un benessere naturale. I classici prodotti che si possono trovare in questi negozi di cui io parlo spesso, i Reform House, che sono negozi improntati al benessere naturale, ma che non necessariamente vendono prodotti realmente interamente naturali. Comunque questi cristalli da bagno contenevano olio essenziale di pino e olio essenziale di abete, e secondo me c'era anche una specie di retronota eucaliptosa, e il tutto emanava un odore, una profumazione molto molto forte, molto molto invadente, ma allo stesso tempo estremamente benefica ed estremamente piacevole. Ed è appunto da ricondurre alla profumazione il piacere del fare il bagno con questi cristalli da bagno. Qui dietro c'erano le istruzioni per l'uso, si raccomanda di usare, di riempire di cristalli da bagno 3/4 del coperchio, e questa quantità dura per una decina di bagni. Si possono fare una decina di bagni. Viene anche raccomandato di gettare questi cristalli in un'acqua che sia a temperatura compresa fra i 38 e i 40 gradi, quindi non troppo bollente, ma neanche tiepida. E che altro? E si raccomanda anche di rimanere nell'acqua del bagno in ammollo per non più di 20 minuti, che è poi la raccomandazione tipica che fanno un po' tutte le ditte tedesche quando si tratta di fare il bagno. Questo barattolone a Stefano è piaciuto moltissimo. Io non ho mai visto questo barattolone da nessuna parte e l'ho comprato nella drogheria Müller, nel centro commerciale di Mönchengladbach, e poi non l'ho mai più rivisto in nessun negozio e da nessuna parte. Se mi trovo a incontrarmi con un barattolone del genere di nuovo, sicuramente lo ricompro. Questo barattolone è così grande, dentro c'erano 500 grammi di cristalli da bagno, io l'avevo pagato sui 4 euro e qualcosa, quindi è veramente una spesa ottimale, e questo è perlomeno per una persona tedesca, ma anche per me, un regalo sempre gradito, perché la profumazione è veramente molto molto buona, sebbene molto molto forte.
Nel mese di ottobre ho finito tutte queste cose. Alcune delle cose che sto per mostrarvi in realtà hanno ancora una goccina di prodotto al loro interno, ma insomma possono considerarsi a momenti abbastanza finite. E quindi vorrei raggrupparle tutte in questo segmentone di video. Comincio dalla cosa che mi è piaciuta di meno, ossia da questo balsamo per le labbra di Amazing G. Amazing G è un sito tedesco di cosmetici fatti di ingredienti a volte interamente naturali di lusso, nel senso su Amazing G, a parte la ditta che si chiama The Balm Palm, non c'è niente che costi sotto i 30 euro. Ecco. Tra l'altro, curioso, questo me l'avevano mandato in regalo con l'unico ordine che io abbia fatto su Amazing in epoca recente, ossia un paio di anni fa a Natale, lo stesso ordine in cui c'era dentro il rossetto andato a male di Ilia Beauty. È curioso perché Amazing, ditta tedesca, si fa produrre i balsami labbra che vende negli Stati Uniti. Non ho capito che bisogno c'è di farsi produrre i balsami di labbra negli Stati Uniti. Questo infatti è certificato USDA Organics e ha lo stesso sistema di conservazione fatto con l'estratto di rosmarino e il tocoferolo, tipico un po' di tanti prodotti interamente naturali statunitensi. Qui dentro c'erano olio di semi di girasole, cera d'api, olio di cocco, che non è mai una buona idea perché l'olio di cocco sappiamo molto bene quanto faccia male alla salute ingerito e quanto sia comunque in generale oramai nocivo per il modo in cui viene trattato e prodotto, e quindi non c'è bisogno di metterlo in un prodotto per le labbra, veramente, seriamente. E poi il gusto di vaniglia, tocoferolo, rosmarino, come dicevo prima, estratto di rosmarino e estratto di calendula officinalis made in USA. Allora, questo balsamo labbra non mi è piaciuto perché non mi sembra che abbia fatto niente alle mie labbra, e per tutto il tempo che l'ho usato ha reso le mie labbra abbastanza più screpolate del solito e più imperfette del solito, nel senso che non ha per niente tenuto a bada le pellicine che naturalmente si formano sulle labbra, nel mio caso specialmente sul labbro di sotto, quando le labbra non sono perfettamente idratate, e in più non ha tenuto a bada niente con una puzza abbastanza consistente di vaniglia e cocco, un po' stucchevole. Quindi possiamo salutare questo balsamo labbra, che però finalmente è finito. Poi l'altra cosa che mi è piaciuta meno di tutte queste cose è stata la body lotion Happy Aging di Martina Gebhardt, che io avevo già provato anni fa in confezione normale, cioè nel bottigliozzo, bottigliozzo veramente odioso perché quando incomincia a rimanerci poco prodotto è veramente una prova di pazienza riuscire a farlo uscire tutto, ed è questo il motivo per cui io non compro prodotti di Martina Gebhardt nel bottigliozzo, a parte alcuni, per esempio la crema per il contorno occhi in versione leggera alla rosa nel bottigliozzo, appunto, e a parte le face lotions che mi è capitato più volte di acquistare nel tempo, ma oramai non compro più neanche quelle, anche se spesso ci penso e mi mancano. Allora, di questa crema per il corpo, di questa lozione per il corpo, è giusto chiamarla lozione per il corpo perché è abbastanza fluida, chiamata Happy Aging, non mi è piaciuto praticamente niente. Nemmeno l'odore, perché ha un odore abbastanza pronunciato, che potrebbe sembrare come prima impressione di olio d'oliva, ed è olio d'oliva alla fine perché ce n'è tanto dentro. L'olio d'oliva è al secondo posto dopo l'acqua,
ma che tutto sommato comunque non è un odore piacevolissimo quando è proprio piuttosto forte. Poi c'era olio di vinaccioli d'uva, burro di cacao, burro di karité, estratti vari, parecchi, e poi i consueti cetilalcol, cetearilalcol, che sono tipici un po' di tutte le creme per il corpo di Martina Gebhardt. Curiosamente poi c'è anche qui dentro l'estratto, non l'estratto, scusate, la tintura di vaniglia. Insomma, questo mix ha fatto sì che io abbia trovato questa crema per il corpo, in passato no, in passato mi era piaciuta, ma adesso l'ho trovata, perché in passato non conoscevo le altre, adesso invece l'ho trovata piuttosto, come dire, nulla facente, piuttosto insufficiente rispetto alle altre creme per il corpo. Qui ce n'è una, ma in un precedente segmentino vi ho parlato anche della crema per il corpo maschile di Martina Gebhardt, che ho provato e che mi sono piaciute di più. Quindi, questa non è, questo veramente non è un prodotto che io comprerei intero e lo possiamo mettere qui dietro. Invece, stavo dicendo, questa già mi è piaciuta un po' di più. Questa è la lozione per il corpo al burro di karité. Qui dentro alcune cose sono simili nella composizione della crema alla crema per il corpo, alla lozione per il corpo anti-aging, ma alcune cose sono diverse. Perché qui, per esempio, al primo posto, come nella anti-aging, c'è l'acqua. Poi, come nella Happy Aging, c'è l'olio d'oliva, poi però non c'è l'olio di vinaccioli d'uva, ma c'è l'olio di mandorle dolci, che naturalmente è molto molto più, come dire, corposo e grasso, avvolgente rispetto all'olio di vinaccioli d'uva. Poi c'è burro di cacao, burro di karité, esattamente come nella Happy Aging. Poi ci sono alcuni estratti, molti meno che nella Happy Aging. Secondo me anche il numero di estratti fa perlomeno nel caso delle lozioni per il corpo di Martina Gebhardt la più o meno capacità idratante in qualche modo. E nel senso, più ce ne sono e più forse il risultato finale può risultare sì da una parte idratante, però dall'altra parte anche leggermente irritante, forse, sto dicendo tutto con un grande forse davanti. E poi anche in questa crema ci sono i consueti cetilalcol e cetearilalcol e alcuni estratti, però dicevo, meno rispetto alla Happy Aging. La crema che mi è piaciuta di più per il corpo di Martina Gebhardt è senza dubbio quella da uomo, che si chiama Wild Utah, e mi è piaciuta di più soprattutto, non solo per la profumazione, che è comunque una profumazione speziato boscosa, che a me comunque piace molto, e allo stesso tempo comunque molto molto misurata, non troppo invadente, non troppo stucchevolmente fresca e balsamica come tendono spesso ad essere le profumazioni da uomo, ma mi è piaciuta anche e soprattutto per il potere idratante che, cioè, sulla mia pelle è stato molto di più rispetto sia alla lozione per il corpo al burro di karité sia alla lozione per il corpo che si chiama Happy Aging. E perché infatti c'è, oltre a una consueta, quasi consueta composizione fatta di acqua, olio d'oliva, olio di mandorle dolci, burro di karité, burro di cacao, c'è anche la lecitina e ci sono e c'è un numero proprio ridottissimo di estratti, 3, e inoltre c'è anche l'olio di olivello spinoso, quindi per forza di cose, già solo per la sua composizione, è necessariamente più idratante. Su questa cosa avevo già ragionato mentre compravo questi sample, che comunque si pagano. Questo costa 70 centesimi, quest'altro costa 90 centesimi, e quest'altro ancora, di cui vi parlo adesso, che è il più costoso di tutti, costa 1,40 euro. Dicevo, sulla composizione varia di queste lozioni per il corpo, avevo già ragionato al momento dell'acquisto e le ho volute comprare tutte e tre appunto per vedere se era possibile veramente stabilire un'idratanza a partire già dall'elenco degli ingredienti. Sì, è possibile, cioè è possibile leggendo gli ingredienti farsi già un'idea di quanto una cosa sarà, un prodotto sarà idratante oppure no. È positivo per le proprie esigenze oppure no. Per
Poi ho finito, no, stiamo andando in ordine di quello che mi è piaciuto di meno e quello che mi è piaciuto di più. Allora adesso tocca a questo. Questo mi è piaciuto, ma non è stata una sorpresa perché lo conosco già molto bene, lo uso spesso. Questo è l'olio al melograno, ai semi di melograno di Veleda. Qui dentro, vedete, l'ince già qui da sole, c'è olio di jojoba al primo posto, quindi non è un olio troppo pesante. Poi c'è olio di sesamo, di semi di sesamo, poi c'è olio di semi di girasole, poi c'è olio di germe di grano, c'è olio di macadamia, c'è estratto di semi di miglio e poi c'è olio di granatapfel, di melograno e poi c'è olio d'oliva. Vedete che l'olio di semi di melograno, nonostante questo si chiami olio di semi di melograno, però cioè è in mezzo al lince quasi alla fine, diciamo decisamente alla fine del lince. Poi c'è olio d'oliva e poi ci sono qui estratto di petali di girasole. Poi c'è una fragranza, un profumo aggiunto che comunque è abbastanza consistente, si sente forte e chiaro. Ed è un po' lo stesso profumo, cioè non proprio, non lo stesso, è lo stesso identico profumo che ha anche l'acqua profumata di Veleda al melograno. È un profumo piacevole, però io lo trovo più piacevole come profumo da spruzzarsi addosso, vero e proprio, o acqua profumata, che non come profumazione all'interno dell'olio, semplicemente perché la profumazione all'interno di questo olio rende comunque l'uso di questo olio leggerissimamente irritante, soprattutto per il viso, per l'uso sul viso, meno per l'uso sul corpo, ma comunque un po' irritante la profumazione dentro quest'olio è. Potere idratante, cioè diciamo non solo non elevatissimo, ma neanche medio rispetto ad altri oli per il corpo di Veleda, questo ha potere idratante veramente piccolino piccolino. Potere rigenerante, dal momento che in tedesco si chiama Granatapfel Regenerationsöl, ossia olio rigenerante al melograno, buh, io non l'ho mai visto. Comunque ogni tanto lo compro quest'olio perché si assorbe molto velocemente. E insomma, come olio da spalmarsi sul corpo ogni tanto va bene. Poi, tra l'altro, ne ho due. Infatti, adesso sto usando l'altra bottiglietta che ho cominciato stamattina. Ne ho due perché ce n'è talmente tanto un'eccedenza che quando gli oli sono vicini alla scadenza, le confezioni mini che in Germania costano 1,99 euro, le danno in regalo nei supermercati bio quando si fa la spesa e per questo me l'hanno regalato una bottiglietta e io me la sono presa. Poi altra cosa di cui vorrei parlare è che sta finendo. Poi questi due mi sono piaciuti tutti e due tantissimo, quindi di che cosa parlo per primo? Parlo per prima di questo. Eye Care Cream. Allora, questa è una crema che io ho usato per tanto tempo, per anni, però l'ho usata nella versione vecchia. Scusate, mi si è spenta la fotocamera e noterete, se guardate bene lì, che la banana è diventata una, non sono più due, perché tra quando mi si è spenta la fotocamera e questo momento in cui vi sto parlando, sono passate circa 24 ore, più o meno 24 ore esatte. C'è stato un problema tecnico alla fotocamera. Allora, dicevo comunque, le due cose che mi sono veramente piaciute molto e che mi appresto a finire, non sono ancora del tutto finite mentre ve ne parlo, però quasi, e quindi ho pensato di raggrupparle tutte in questo segmento di video, sono l'iCare, la famosissima, famosissima, poi assurdamente grazie a me e ai miei video fondamentalmente, iCare di Martina Gebhardt, e la Summertime Cream che ho provato per la prima volta. Vi parlo dell'Eye Care Cream. Eye Care Cream io l'ho usata per tanto tempo, per un paio di anni consecutivi, ma non con questa formulazione, non con questo nome. La Eye Care Cream prima si chiamava Avocado Cream e aveva l'inci leggermente diverso, nel senso che adesso al primo posto c'è acqua, olio
olio d'oliva e poi olio di avocado, e per questo non si chiama più avocado cream, mentre invece prima c'erano acqua, olio di avocado e poi olio d'oliva. Martina Gebhardt ha cambiato l'inci mettendo al primo posto un olio che non è, oddio, in realtà in Germania l'olio d'oliva è così tanto costoso come l'olio d'avocado. Però vabbè, insomma, cambiando un po' gli ingredienti nel tentativo di mantenere inalterato il prezzo. E la formulazione invece originaria dell'Eye Care Cream è andata a finire a un'altra linea che è la Senseisan, che è molto più costosa. E oggi la Avocado Cream esiste ancora, però costa 20 euro, ossia all'incirca 10 euro più della Eye Care Cream. Quindi io la Eye Care Cream in realtà non l'avevo mai provata e poi l'ho provata nel corso degli anni sempre con dei sample. Ve l'ho detto già che questi sample, che il sample della Eye Cream costa più di tutti gli altri sample, non mi ricordo, costa 1,40 euro. Inutile dire che è stupenda questa crema perché è una crema molto corposa, con una profumazione molto leggera, fortunatamente, quasi senza profumazione. È una crema seriamente molto unta, molto ricca, molto densa, molto ferma, a tal punto densa e ferma che qualcuno si è tagliato la faccia e io gli ho avvolto la ferita sanguinante in una poltiglia di eye care cream che ho preso da questo sample e niente, e il sangue è rimasto contenuto nella poltiglia talmente tanto. La poltiglia era densa, la crema era densa e poi la cremosità, la densità, la ricchezza della crema, tutto questo ha anche stoppato il fluire del sangue. E per dire com'è questa crema. Io solitamente come la sto applicando in questo uso che ne sto facendo da questo sample? A viso bagnato applico una quantità generosa, uno strato generoso e non spalmato sulla zona che intendo coprire con la crema e poi lascio lì e faccio altre cose per buoni 5 minuti. Poi torno dopo 10 minuti, dopo 5 minuti, gran parte della crema si è assorbita, ma una gran parte è ancora lì e spalmo il tutto. L'azione proprio appianante delle rughe, come dicevo già in passato quando usavo l'altra formulazione, c'è assolutamente senza dubbio. Io me ne accorgo, come dicevo anche molti anni fa, me ne accorgo dal fatto che la posa del trucco è decisamente migliore, nel senso il trucco non crea inesattezze di colore, non crea avvallamenti di cambio di colore, perché semplicemente le rughe, essendo i solchi, essendo meno profondi e più rimpolpati, più idratati in realtà, semplicemente accolgono meglio il trucco che ci si posa sopra, meglio, decisamente in maniera più omogenea. Cosa c'è dentro la Eye Care allora? Dunque, stavo dicendo prima, c'è acqua nella formulazione odierna, c'è acqua, olio d'oliva, olio d'avocado, poi c'è la fantastica lanolina. E se voi siete di quelle ragazze italiane che hanno da ridire contro la lanolina perché l'hanno letto su blog, copiati da altri blog, copiati da altre pagine, copiate da altre pagine ancora, ma non sapete in realtà neanche com'è fatta la lanolina, da dove viene, che cos'è esattamente, e non sapete nemmeno perché è il caso, sarebbe eventualmente il caso di essere contro la lanolina, ecco, non venite a cominciare una discussione sotto i miei video perché io in passato ho parlato molto della lanolina che difendo perché è una sostanza di origine animale e nessuna sostanza vegetale ha le proprietà che ha per il corpo umano la lanolina. Allora, il fatto che la lanolina sia ancora disponibile e utilizzabile sul pianeta Terra è una delle grandissime ricchezze che abbiamo ancora in questa fase dell'umanità a disposizione. Quando non sarà più possibile usare la lanolina perché, che ne so, gli animali saranno estinti, che ne so, qualunque cosa, allora perderemo un qualcosa di veramente prezioso e benefico.
benefico per il corpo umano, per la nostra pelle. Non c'è niente come la lanolina. Ci sono dei problemi legati alla lanolina che sono problemi dipendenti da principalmente solventi e residui di pesticidi. Chi è vegano naturalmente usa una violenza spropositata per andare addosso al prossimo accusandolo di violenza contro gli animali. Io mi dissocio da tutto questo, non sono d'accordo, le mie idee me le voglio tenere e non voglio gente vegana che venga a discutere qui sotto i miei video. La lanolina che Martina Gebhardt prende viene dalla Nuova Zelanda, è pulita ed è perfettamente utilizzabile. Punto, fine del discorso. Quindi qui dentro, dicevo, c'è acqua, c'è olio d'oliva, olio d'avocado, lanolina, acqua del fiore di rosa damascena, acqua del fiore d'arancio, cera d'api in versione flava, quindi questa nella maniera più assoluta non è una crema per vegani, essendoci dentro sia la cera, tra l'altro in versione flava ottima, sia la lanolina. Poi c'è il burro di karité, poi c'è il burro di cacao, come dico sempre, io avrei preferito le proporzioni invertite, ossia un po' più di burro di cacao, un po' meno burro di karité, ma comunque. Poi c'è tocoferolo e poi ci sono essenze spagiriche di fiore di rosa damascena, oro argento e zolfo. Oro argento e zolfo, principio maschile, principio femminile, questi ci sono quasi sempre nei prodotti di Martina Gebhardt. Veramente una gran crema. L'altra crema che è stata la prima volta che ho provato e che mi è piaciuta tantissimo, ma veramente tantissimo, grandiosa sorpresa, che va ad unirsi alle altre mie creme preferite di Martina Gebhardt, creme e balsami preferiti di Martina Gebhardt, che sono senza dubbio il Winter Balm, la Ginseng Cream, la Propolis Cream e il Lip Balm. Tra l'altro il Lip Balm non lo ricompro da una marea di tempo e ho sempre più voglia di ricomprarlo, però naturalmente prima devo finire i disgustosissimi e bruttissimi balsami per le labbra, che non sono tanti, sono 3-4, ma che comunque ci mettono tanto tempo a farsi utilizzare e finire, e che io purtroppo ho comprato nel corso del tempo. In realtà due non li ho neanche comprati, perché il balsamo di Amazing qui, che mi è appena finalmente finito, mi è stato regalato, il balsamo di Burt's Bees, che anche non mi piace per niente, anche quello mi è arrivato in regalo con un ordine. Adesso sto usando un pessimo, osceno balsamo dei provenzali che è stato lasciato qui da una parente in visita, e cioè veramente non vedo l'ora di finire tutti questi balsamacci schifosi per finalmente ricomprarmi un vasetto di lip balm di Martina Gebhardt. Quindi questa va ad unirsi ai miei vasetti preferiti. Io prendo sempre i vasetti da 15 ml. Questa sarebbe una crema per accompagnare il viso durante l'estate, però non vi fate confondere, questo non significa automaticamente che questa sia una crema molto leggera, perché l'estate non è vista come la vedete voi, con sudate al mare, giornate intere passate al mare e poi l'ossessione di avere la faccia matte, di avere creme leggere addosso, ma niente di tutto questo. La concezione dell'estate, del corpo durante l'estate nel nord Europa, è completamente diversa dalla concezione che si ha nel sud Europa, per cui questa è una crema densissima, ancora più densa di questa. Ce n'è rimasta un pochino, pochino pochino, questa mi basta giusto per domani e sono a posto, poi è finita purtroppo. Io poi lascio sempre anche questa protezione qui di fatta così, perché mi piace lasciarcela. È una crema ferma, densa, estremamente grassa, estremamente unta, ma la sua caratteristica principale proprio è che è ferma ed è densamente grassa. Io la applico così come applico anche l'iCare, ossia a viso bagnato, sul viso bagnato, metto
strato di crema potente, cioè non una quantità grandissima, ma neanche una quantità piccolissima, laddove ho zone del viso più screpolate, e lascio così senza spalmare per buoni 5 minuti. Dopodiché faccio altre cose. Dopodiché torno e spalmo ciò che è rimasto. Ciò che invece si è assorbito contribuisce a fare una pelle molto molto bella e molto molto appianata per quanto riguarda solchi e rughe. Però non vi sognate comunque che questa crema, anche con questo procedimento e anche con questo modo d'utilizzo, si assorba completamente, perché è un'assurdità. Questa crema non si assorbe praticamente completamente mai nel corso della giornata. Adesso, per esempio, che vi sto parlando, sono passate forse buone 6 ore da quando ho lavato la faccia e ho applicato la crema, e io posso vedere sulla faccia ancora visibilissimi residui di grasso e di unto, perché questa è una di quelle creme tipiche di Martina Gebhardt che funziona facendo strato, e sotto lo strato di unto e di grasso la pelle rimane protetta, isolata e idratata. Che cosa c'è dentro questa crema, dentro la Summertime Cream? Tra l'altro ha una profumazione dolce, ma in realtà non realmente dolce, così come si intende il dolce, specialmente nel mondo femminile, cioè non sa di cosa zuccherata, non sa di dolcetto, di candito, di questo, di quell'altro. Ha un profumo orientato verso il dolce, ma che non è un profumo preciso, e soprattutto non è un profumo di una cosa da mangiare. È molto naturale, poco invadente, è molto delicato, e ha anche una profumazione leggera che mi fa pensare al burro di cacao e in generale al profumo di certi grassi esotici, quale può essere appunto il burro di cacao. Dentro ci sono di nuovo acqua, olio d'oliva, poi olio di semi di sesamo, lanolina anche qui, olio di cucui, che in inglese si chiama candlenut oil e che ha come nome botanico Aleurite moluccana. Poi, tra l'altro, Martina Gebhardt usava l'olio di cucui quando in Europa assolutamente era completamente sconosciuto. Io mi ricordo qualcosa come forse 8 anni fa io usavo le capsuline di olio di cucuy di Martina Gebhardt, che allora all'epoca avevano tutto un altro prezzo ed erano completamente sconosciute. Esiste ancora l'olio di cucuy, però non esiste più nella linea chiamata Martina Gebhardt. Poi c'è il burro di karité, poi c'è olio di olivello spinoso. Poi c'è estratto del fiore di rosa damascena, estratto di radice di carota, burro di cacao, estratto di radice e fiore di topinambur. Il topinambur è una radice che ha un aspetto a metà strada tra la curcuma e lo zenzero, è molto simile fisicamente allo zenzero, ma è piccola piccola, è piccina, sono dei tondini praticamente, degli ovetti a forma con la stessa fisicità che ha anche lo zenzero. Il topinambur è una radice molto usata nella cucina tradizionale tedesca. Tra l'altro, adesso è periodo proprio di topinambur, se ne fanno grandi scorpacciate, e ha svariate proprietà benefiche in tutte le sue forme praticamente. È anche molto, molto benefico da mangiare. Poi c'è estratto di foglie e seme di noce, estratto di radice e frutto di sambuco, estratto di corteccia di magnolia, estratto di foglia di pianta del tè, ossia Camellia sinensis, estratto di radice di liquirizia, un po' d'argilla, e poi le solite essenze spagiriche, che in questo caso sono le essenze spagiriche fisse, oro, argento e zolfo, e poi anche essenza spagirica di topinambur. Questa crema, insomma, mi è piaciuta veramente tanto. Sicuramente la ricomprerò nel futuro, ora però no, perché ho già tante altre creme ancora da cominciare. Altre cose che sono finite nel mese di ottobre. Prima di tutto questo, che si chiama Midnight in Paris e che era una crema per lo styling dei capelli, specialmente i capelli corti. Questo prodotto è della ditta
del sud della Germania che si chiama Hay Mountain, che è una ditta a conduzione familiare, e in questa ditta si preparano prodotti freschi. I tipi di prodotti, le varianti disponibili cambiano molto molto spesso perché producono in piccole quantità e amano molto rinnovare tutto il parco prodotti. Questo non l'ho usato io, l'ha usato Stefano. A Stefano è piaciuto molto perché gli permette di mettere a posto i capelli in pochissimo tempo, senza doverli bagnare e senza poi ritrovarsi in testa un effetto incollato o un effetto bagnato. Questa era proprio una crema, tra l'altro una crema profumata. Sì, una crema profumata, questa profuma di giocattoli per i bambini, che è un profumo che poi in testa si sente, ma che comunque era piacevole. Qui dentro c'è ancora un pochino di questa crema. La nota negativa di questa crema è che non so se vedete come è fatto il vasetto, qui dentro c'erano solo 30 ml di prodotto, che non è niente se uno usa tutti i giorni questa crema, e il prezzo è molto elevato perché ci sono, se mi ricordo bene, tre tipi diversi, tre profumazioni diverse e tre anche formulazioni diverse, però sempre dello stesso tipo di crema. E questa è quella che costa, che ha il prezzo più basso e che costa comunque sui 15 euro, e le altre, un'altra costa 17 euro, un'altra quasi 20 euro, cioè è un prezzo molto molto elevato, perché questo è, cioè, usato tutti i giorni, quanto può durare? Una settimana a voler, 2 settimane a volerne usare veramente poco poco poco. Poi altra cosa finita non da me è questo Silbadeo, ossia deodorante di Bioturm. Anche questo è stato usato da Stefan ed è piaciuto talmente tanto, perché è così tanto efficace, che ne ha già comprati un altro paio di stick da tenere in scorta. Questo ha una profumazione che è una profumazione piuttosto neutra, che però c'è, ed è una profumazione molto molto leggera, molto delicata, non completamente fresca ma neanche completamente dolce, una specie di via di mezzo, ma comunque molto 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 delicato. Nota negativa di questo deodorante è ancora una volta il prezzo, perché questo costa, dipende dai negozi, nei quali lo si compra, può costare 11 euro, 13 euro, cioè ha un prezzo alto questo deodorante. Altra cosa finita e altra cosa con un prezzo molto alto è questo Pflege Bad, ossia preparato per fare il bagno al latte di cavalla della ditta, ancora una volta a conduzione familiare, ma questa volta non in Germania bensì in Austria, e che si chiama Wegwarter Hof. Allora, io sconsiglio vivamente di comprare questo prodotto, perché, nel senso, io l'ho usato poi alla fine più che altro per farmici la doccia, perché questo è un periodo della mia vita in cui io non ho accesso facilmente ad una vasca da bagno, e questo tra l'altro era il bagno al miele e rosa e naturalmente latte di cavalla. Dunque, questa è una preparazione piuttosto grassa e oleosa, che non ha profumazione praticamente, se non la profumazione degli ingredienti cosmetici che fanno poi il tutto della formulazione di questo prodotto. È liquido, non fa schiuma ed è difficile da risciacquare. Difficile da risciacquare significa che si hanno difficoltà a risciacquare sia la propria persona sia poi la doccia oppure la vasca da bagno. Io ho usato tra l'altro per moltissimi anni un prodotto estremamente simile a questo, per non dire praticamente identico, di un'altra ditta austriaca, e l'ho sempre usato senza problemi. Però devo dire anche che erano altri tempi, io avevo altre esigenze ed era un periodo in cui non mi interessavano gli odori delle cose. Però questo come odore, come profumazione, veramente non ha una profumazione buona, cioè si sente molto l'odore degli ingredienti cosmetici, e ripeto, c'è il problema piuttosto grosso dell'untuosità.
Altra cosa per farsi il bagno, questa volta finita non da me ma da Stefan, è questa boccettina di Dresden Essence. Questa faceva parte di un set, questo set così carino che contiene tre boccettine ancora da usare. Questo è un set che si vende in tutte le filiali del Rossmann. Mi sembra di ricordare costi pochi euro, mi sembra di ricordare che costi, forse 3 euro, 4 euro, una cosa di questo genere. Dresden Essence è una marca tedesca che non fa solo prodotti fatti di ingredienti interamente naturali, però sempre di più comunque prodotti fatti di ingredienti interamente naturali. Questi sono gli inci di tutte e tre le bottigline. Questa bottiglina è quella che si chiama Ruhe e Schlaf, ossia tranquillità, silenzio e sonno, cioè, ed è chiaramente una bottiglina per conciliare il sonno, ossia una bottiglina che in qualche modo ricorda l'odore della lavanda. Dentro ci sono naturalmente, c'è naturalmente una profumazione ottenuta parzialmente con oli essenziali. E questo è l'ince. Queste bottigline sono molto carine per farcesi il bagno, anche questo assolutamente non fa schiuma, era un liquido azzurrino che poi disperso nell'acqua del bagno rende tutta l'acqua del bagno azzurrina. Forse qui dentro se ne può vedere ancora un residuo. L'odore, per quanto mi riguarda, un po' sì, forse di lavanda, però non è soltanto di lavanda, è un odore un pochino pungente, un pochino officinale e un pochino lavandoso. Insomma, questo è tutto per questo segmentino. Nel mese di ottobre poi sono anche finite tutte queste cose. Comincio con queste due, in questo segmentino chiaramente, comincio con queste due che sono state usate per lo più da Stefan, però questo anche da me. Questo è lo shower gel che si chiama Cold as Ice Shower Gel, uno shower gel teoricamente al profumo di menta, ma in realtà con un profumo sì fresco. Ma non veramente esclusivamente di menta, anche un po' di lime, un profumo con una specie di sfondo vagamente agrumato e poi sopra note fresche, non solo di menta, comunque molto piacevole. Non si trova più sul sito di Emountain perché sul sito di Emountain quasi tutti i prodotti sono stagionali, quindi sono in vendita per 3-4 settimane, poi generalmente vengono sostituiti da altri prodotti. Tra l'altro questa bottiglina c'era arrivata danneggiata. Piacevole, shower gel sicuramente piacevole, poca schiuma, risciacquabilità senza problemi e profumo gradevole. Per quanto riguarda questo, invece, questo che cos'è? Questo è un Gute Nacht Bad, ossia schiuma da bagno della buonanotte. La marca è Baby Dream, che è una marca interna della drogheria che si chiama Rossmann. Baby Dream non è certificata in nessun modo come marca e non fa prodotti contenenti ingredienti solo interamente naturali. Tuttavia, guardando l'inci di questi prodotti, molti sono seriamente molto a posto. Questi sono prodotti tutti per bambini molto piccoli. E quindi, io ho voluto provare acquistando questa crema da bagno, questa crema da bagno, questo liquido da bagno che assolutamente non fa schiuma, che ha un odore piacevole. Aveva un odore piacevole, in realtà un po' di ingredienti cosmetici e un po' leggerissimamente, ma a livelli quasi impercettibili, di lavanda. Ho voluto acquistare questo liquido da bagno per Stefan. Stefan ci si è trovato bene, ci ha fatto diversi bagni. Qui dentro c'erano 500 ml di prodotto, che alla fine non è tantissimo. Lui, ripeto, ci si è trovato bene, sicuramente non lo riacquisterà perché a lui piace cambiare, però tenete presente, questo è un prodotto, 500 ml di prodotto, con un inci decente, più che decente, e un prezzo di 99 centesimi, un euro e qualcosa, cioè questo coso costa veramente, veramente poco. E è stato acquistato, lo dico ancora una volta, al Rossmann.
Poi ho finito questo shampoo, lo shampoo di Sonnentor da uomo. Questo shampoo è durato praticamente un anno e più, perché chiaramente non è che ho usato sempre solo questo. Uno shampoo che mi è piaciuto veramente molto, estremamente delicato, però allo stesso tempo sufficientemente sgrassante, con un grosso contenuto al suo interno, se ben ricordo, di olio d'oliva, è vero? Sto dicendo una cosa vera o me lo sto inventando? No, è vero. Qui vedete l'inci, forse se la fotocamera ha voglia di mettere a fuoco, ecco. E veramente un prodotto da doccia anche e da shampoo estremamente piacevole, solo con un odore che è leggermente agrumato, che è stato leggermente agrumato, non leggermente agrumato e un pochino vagamente speziato di spezie mediterranee ed europee, come quasi forse potrebbe testimoniare questo signore qui, questo ragazzo sulla facciata della bottiglietta, questo ragazzo simil greco sulla facciata della bottiglietta. Non è un prodotto da riacquistare per quanto mi riguarda, perché comunque costa veramente molto, ma seriamente, seriamente molto. E comunque io spazio tra veramente tanti prodotti per quanto riguarda gli shampoo e non mi interessa comprare una seconda volta questo shampoo. Cioè, è stato piacevole, è stato buono, l'ho apprezzato parecchio, però non così tanto, non al punto da ricomprarlo, visto soprattutto il prezzo che costa. Stiamo parlando di una quindicina, 17-18 euro. Non ricordo, l'ho comprato oltre un anno fa. Poi ho finito finalmente, praticamente dopo anni, forse dopo 4 anni, questo Badger Balm, il Night Night Balm. Gli ultimissimi pezzettini di prodotto li ho finiti spalmandoli sul corpo bagnato. Profumazione piacevolissima, questo prodotto è rimasto con me per 4 anni consecutivi. Per me, in alcuni periodi, è stato assolutamente vitale, perché mi aiutava a respirare meglio, ma soprattutto mi aiutava a calmarmi. L'odore che c'è qui dentro è un mix di menta, lavanda, è un odore molto piacevole, però allo stesso tempo un odore rinfrescante. È un balsamo per dormire, tra l'altro formulato per essere annusato anche dai bambini, mentre invece poi Badger ne fa un altro che si chiama, non mi ricordo, il Sleep Balm, che è tutta un'altra cosa ed è per gli adulti, non è per i bambini. Questo era l'inci, è stato, ripeto, per me è stato seriamente, seriamente, seriamente vitale, perché ci sono stati momenti in cui io ho avuto crisi respiratorie nel corso degli ultimi 4 anni e andavo, mentre mi sentivo male, mentre ero piegata in due per terra, chiedevo alle persone di rovistare dentro, che mi hanno soccorso. Ho chiesto alle persone di rovistare dentro la mia borsa, dentro la mia valigia, dentro la mia camera, dovunque stesse succedendo questa cosa, che è successa svariate volte nel corso degli ultimi 4 anni, per trovare questa scatoletta, aprirla e farmela annusare. E dall'annusare questa scatoletta in poi io mi sono tutte le volte calmata. Quindi questo per me è stato assolutamente importantissimo e vitale. Infatti adesso è finito e lo ricompro, sicuramente al volo. E poi vorrei parlarvi di questo, che è una palette da trucco di Alverde. Non so se avete guardato i miei altri video, e io questa palette da trucco sto per gettarla via, perché ci sono due colori, questo in particolare, questo proprio tremendo, e questo però anche. Questi due mi danno una reazione molto fastidiosa agli occhi, nel senso che me li fanno lacrimare di un'acquetta strana che mi provoca taglietti agli angoli esterni degli occhi, e questi taglietti poi bruciano e nel corso della giornata si aggiunge un mal di testa veramente brutto, cioè c'è qualcosa di seriamente negativo che non va dentro queste due cialde. Questa scrive poco, questa non scrive per niente, questa è l'unica che si salva.
Questa palette è costata 3 euro e qualcosa, io direi che si può gettare veramente, seriamente, perché non me la sento di regalarla a nessuno, dal momento che è tarata in questa brutta maniera e non me la sento di continuare a tenerla per poter usare soltanto una cialda. Potrei estrarre la cialda, ma appiccicarla poi dove? Io non ho palette improvvisate e quindi... Oltre al fatto che non è che io ci tenga tantissimo a questo colore, e quindi diciamo che con questa palette di Alberti è andata decisamente male e sto per gettarla via. E ci tengo a far notare che praticamente è, a mia memoria, la prima volta che mi capita una cosa del genere con i cosmetici decorativi di Alberti. Però è strano che sia la prima volta perché di Alberti sono note alcune cose. E quindi c'è il rischio sempre che ci siano dei prodotti da trucco che non siano completamente esenti dal dare reazioni e dal provocare problemi. Non è successo finora, ma è stato un caso che non è successo. E quindi questa se ne va decisamente in pattumiera.